Il gruppo consigliare, la Casa dei Comuni in provincia di Teramo, attacca l'operato dell'ente degli ultimi anni sul fronte degli interventi per l'edilizia scolastica. Ad oggi nessun lavoro legato alla ricostruzione e adeguamento sismico funzionale sulle scuole in essere o in una fase avanzata che potrebbe far presagire all'apertura di un cantiere a breve. Questo è il pensiero dei consiglieri di minoranza che hanno, come facilmente prevedibile, puntato il dito anche sulla vicenda dell'Ipsia Marino, scuola chiusa a causa dei danni legati al sisma e che nelle ultime settimane ha suscitato non poche polemiche da parte degli insegnanti e studenti dell'Istituto Teramano. L'Ipsia Marino è solo un esempio di questi giorni, è arrivata la ribalta di immobilismo della provincia negli ultimi 3 anni sui grandi cantieri, a prescindere dalla tipologia del finanziamento. Non ci dobbiamo nascondere sulle difficoltà amministrative o sulla carenza del personale. La provincia ha un obiettivo, quello di fare la programmazione e di verificare l'attuazione dei programmi in base alla tipologia di finanziamenti e ai cronoprogrammi che sono dati durante i finanziamenti. Il Marino è un esempio. Oggi sul Marino è stata raccontata una grande bugia da parte della provincia. Lo diciamo in maniera palese che sono fatti 0 atti amministrativi. Non è vero che sta approvato il progetto preliminare, non è vero che ci abbiamo il RUP, cioè l'iter procedimentale ancora non iniziato. Non sono fondi della costruzione, quindi non è vero che c'è problema dell'ordinanza sulla costruzione. Sono mutui BEI a carico Regione Abruzzo, quindi è tutta una procedura diversa, quindi non si può nascondere dietro a quello che è stato il lassismo da parte della provincia sul Marino. Il Presidente si va a preoccupare più sui grandi cantieri. Invece si è solo preoccupato su una manutenzione spicciola, perché quando Francione ci ha raccontato in conferenza stampa che ha aperto 10 cantieri, i cantieri aperti non può essere significativi il fatto di ripitturare un'aula o di aggiustare un bagno, tant'è 10 cantieri aperti ammontano complessivamente a meno di 100.000 euro, quindi è una piccola manutenzione spicciola fatta sulle scuole. Oggi quelli diciamo al Presidente della provincia di quel lassismo che c'è stato in questi 3 anni di recuperarlo attraverso una velocizzazione e un impegno sulle procedure amministrative e quelli di rispondere alle comunità locali. Il Marino ha aperto una ferita, ci ha detto una verità di 3 anni di grandi cantieri. Oggi dico a tutti quanti qual è il cantiere, un grande cantiere aperto dalla provincia sulle scuole provinciali, e tutti quanti mi risponderanno che non c'è nessuno, non abbiamo nessun cantiere aperto oggi sulla provincia di Teramo, a prescindere dal finanziamento.